Il segreto di un buon dialogo è la stima tra gli interlocutori. Il dialogo interreligioso non fa eccezione alla regola. Tutti i papi, dal Vaticano II in poi, hanno battuto molto sul tasto, a partire da Paolo VI, che sull'onda delle aperture conciliari istituì il 19 maggio 1964 il segretariato per i non cristiani, poi rinominato da Giovanni Paolo II Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Nei giorni scorsi il Dicastero ha celebrato i suoi 50 anni di vita e il presidente, il cardinale Jean-Louis Thorin, si ferma a riflettere su questi decenni, mettendo in risalto l'evoluzione del dialogo in rapporto ai diversi stili apostolici dei vari papi, dal dialogo con il mondo di Papa Montini, al dialogo della pace di Papa Wojtyła, al dialogo della carità nella verità di Papa Benedetto, per approdare al dialogo dell'amicizia di Papa Francesco. Nel messaggio che il Papa mi ha mandato in occasione del 50° del Dicastero, lui parla e dice: noi dobbiamo farci compagni di strada di ogni uomo. Questa solidarietà umana, la fraternità di cui ha parlato nel suo messaggio del primo dell'anno, e mi pare che sia un'intuizione fondamentale del pontificato. Con i musulmani non possiamo dire siamo figli di Dio, ma siamo creature dell'unico Dio, e quindi dobbiamo per forza essere coerenti e quindi comportarsi come fratelli e sorelle. Lo spirito di Assisi, grazie all'intuizione di Giovanni Paolo II, ha portato in dote alla Chiesa una modalità di incontro che è servita anche nei successivi raduni del 2002, all'indomani dell'attentato delle Torri Gemelle, e del 2011, nel 25° del primo incontro, a dare una visione tangibile della capacità delle religioni di fare corpo al di là delle differenze, che però, dice con realismo il cardinal Thorin, restano ben presenti. Io prevedo un lungo pellegrinaggio verso la verità, un passo avanti, un passo indietro, perché non ci conosciamo ancora abbastanza. La maggior parte dei problemi vengono dell'ignoranza, e questo è terribile. La Chiesa Cattolica, ribadisce Papa Francesco nel suo messaggio, è consapevole dell'importanza che ha la promozione dell'amicizia e del rispetto tra uomini e donne di diverse tradizioni religiose. E l'amicizia è una tela tessuta senza guardare l'orologio. Si parla di tolleranza, ma in una famiglia non si tollera. Il padre e la madre si ama. Dobbiamo passare dalla tolleranza all'amicizia. Ho dell'importanza dei contatti umani, di tutti questi viaggi che faccio. Perché il dialogo interreligioso non si svolge qui in Vaticano, si svolge nelle chiese locali.